Colpo gobbo del Fasano che si impone con autorità sul campo della Nocerina per 2-0 al termine di una gara giocata con grande determinazione, votata sempre all'attacco senza mai dare l'impressione di voler serrare le fila per erigere un muro difensivo. Una gara a viso aperto che si sblocca solo nella seconda frazione con i biancazzurri che approfittano anche della superiorità numerica maturata alla fine del primo tempo. La cronaca, il primo affondo dei locali arriva all'11esimo con un tiro di Dammacco di poco alto. Ancora pericolosi i giocatori della Nocerina con De Martino, corre il 16esimo ma l'attaccante si fa ipnotizzare da Suma che respinge di piedi la conclusione. La reazione dei biancazzurri non si fa attendere e al 17esimo Corvino, dopo una galoppata sulla fascia, fa partire un tiro velenoso che sfiora l'incrocio dei pali. Biancazzurri vicini alla marcatura al 31esimo, Corvino si invola sempre sulla fascia servendo Forbes che non trova il tap-in vincente a due passi dalla porta. Restano in 10 i padroni di casa per il doppio giallo rimediato da Mancino quando corre il 40esimo. A fine primo tempo espulso anche il tecnico di casa Cavallaro, reo di aver protestato a ripetizione nei confronti dell'arbitro. Nella ripresa ritorna in campo un Fasano sempre più arrembante e al quarto colleziona una doppia occasione. Prima Corvino incontenibile calcia verso la porta con la palla che finisce di poco fuori, ma a seguire Sosa, servito da Del Col, impegna Venditti con un tiro a tu per tu, bravo l'estremo difensore di casa a coprire lo specchio. Passa solo un minuto e Corvino si vede annullare incredibilmente un gol per presunto fuorigioco. Del Col crossa per il bomber biancazzurro che insacca, ma l'arbitro inspiegabilmente invalida la rete tra le proteste fasanesi. Ancora Corvino protagonista con una punizione che si stampa sulla parte alta della traversa a Venditti battuto. I locali ci provano dalla distanza al 28esimo con Vecchioni, ma il suo tiro si spegne sul fondo. Il vantaggio del Fasano giunge al 37esimo con Gorzalewski che ribadisce in rete il pallone dopo un pauroso batti e ribatti sulla linea di porta scaturito da un angolo di Corvino. I biancazzurri non sono paghi del vantaggio e arriva il raddoppio al successivo decisivo affondo. Contropiede vincente dei fasanesi al 39esimo con il neo entrato Bernardini che insacca con una rasoiata che non lascia scampo a Venditti. Finisce 2-0 per il Fasano che mette a segno un importante colpo in ottica playoff.